Vediamo come creare invece il discorso per questo tipo di oggetto. Questo oggetto è fermo fino a un certo frame, poi ha una sua animazione. Innanzitutto, all'interno dell'animazione, come dobbiamo considerarlo? Come un oggetto dinamico? No, perché se viene considerato come un oggetto dinamico, appena parte, cade anche lui nella simulazione, insieme a tutti i cotton fioc, quindi non va bene. Quindi entriamo nelle proprietà e diciamo che è un oggetto cinematico. Un oggetto cinematico quindi può essere utilizzato nella simulazione perché lui rimane fermo e rimane sospeso nella sua posizione originale. Non dobbiamo inserire fino a che frame è considerato un oggetto che ha una sua animazione, perché altrimenti lo inseriamo all'interno della dinamica. Ad esempio, se io al frame 85 gli dico che questo diventa un oggetto che può partecipare alla dinamica in quanto sottoposto a forza di gravità, succede questo: lui sta in questa posizione, si muove e poi chiaramente cade anche lui dopo il frame 85 in questo caso. Quindi l'unica cosa che noi dobbiamo fare è tenere disattivo until frame. Ora dobbiamo vedere come fare partecipare questo oggetto considerato cinematico alla soluzione cercando di non interpretarlo come un box chiuso. Innanzitutto abbiamo una modalità che si chiama infatti concava. Appena attivo la modalità concava, sembra che tutto funzioni, nel senso che l'oggetto effettivamente non ha più la diagonale nella parte soprastante e potrebbe essere inserito nella simulazione. Se io non voglio muovere questo oggetto nella simulazione perché devo controllare soltanto se i cotton fioc entrano, ricordatevi che abbiamo il famoso tasto Start Simulate senza animazione, in questo caso la timeline infatti non funziona. Però, come vedete, i cotton fioc entrano all'interno, quindi qua c'è qualcosa che non va. Sì, è un oggetto concavo, ma non impedisce agli oggetti di compenetrarlo. Questo succede perché l'oggetto concavo deve essere generato all'interno di quest'area che si chiama Physical Mesh. Sono tutte cose che troverete anche poi direttamente qua dentro, nei pannelli poi delle utility che abbiamo già visto. Eccoli qua. Qui abbiamo concave, qui abbiamo un generate. Che cosa succede quando io dico generate direttamente da qua o direttamente da qua? Succede che nella mesh vengono inseriti dei gusci che non sono ancora infatti elencati. Lo facciamo da qua. Generate e parte calculating 99, 96, ok. E lui dice guarda che qua ci sono 5 holes. E anche qua di conseguenza la stessa cosa, ce ne sono 5. Quindi vuol dire che lui ha creato una suddivisione in relazione alla concavità dell'oggetto. Quando io faccio un play, questa volta tutti i cotton fioc cadono all'interno. Possiamo osservare però che cadono e non sfondano l'oggetto, rimangono così in questa posizione in diagonale. La posizione in diagonale è data dall'approssimazione di questi gusci che vediamo qua, che in questo caso hanno creato un volume rettangolare però pieno. E quindi significa che possono cadere sì all'interno, ma fino a un certo punto. Questa in pratica non è altro che la qualità della suddivisione di questi gusci, questi holes, che sono impostati direttamente all'interno dei parametri Physical Mesh Parameters, il dettaglio della mesh, la minima dimensione di questi gusci, il numero massimo di vertici inseriti per ogni guscio e improve fitting. L'improve fittings vi dà la possibilità di interpretare meglio quelli che sono gli oggetti che sono curvi, gli oggetti che hanno dei buchi, quindi si attiva da qua come si attiva anche direttamente da qua e si genera. Voi osserverete che tra la disattivazione di improve fittings e l'attivazione cambierà il numero dei gusci. Quindi qua ce ne sono 5, sono troppo pochi. Generate, lui li genera ancora,
cambia quella che è la suddivisione e diventano 10. Noi qua non abbiamo cambiato niente, abbiamo cambiato soltanto questo improve fitting. E infatti current mesh, la mesh corrente, contiene adesso 10 cuci. Questo significa che durante l'animazione, se io faccio l'animazione adesso, entrano tutti perfettamente all'interno, in questo modo. Quindi questa può essere una soluzione. La soluzione più veloce e la soluzione, diciamo, più semplice è questa. Oltre a ciò, noi possiamo modificare per ottimizzare se l'oggetto, come dire, è troppo pesante per quanto riguarda la sua suddivisione, tutti questi parametri. Ad esempio, se io dico minim hole size e dico generate ancora, lui fa una generazione e i gusci sono diventati 6. Questi 6 gusci non sono 10, quindi in questo caso sono stati ottimizzati. Io faccio un play e mi accorgo che per quanto riguarda l'animazione funziona lo stesso. Quindi dipende dalla complessità dell'oggetto e si può migliorare appunto l'oggetto e come è stato fatto l'oggetto. Se l'oggetto chiaramente ha molti elementi, come ad esempio una ruspa, vedremo poi un esempio che ha degli spunzoni sulla ruspa nei denti nella parte anteriore, siamo noi che decideremo qual è la complessità di questi gusci che vogliamo inserire. Questo non è altro che il numero di vertici che sono stati inseriti per ogni guscio, quindi anche questo può aumentare o diminuire la qualità, è un parametro di default che vi consiglio di tenere, diciamo, impostato. E questo è il dettaglio della mesh, 50% per quanto riguarda il dettaglio della mesh, rimane ancora a 6 e noi possiamo variare. Con questo dettaglio della mesh è sufficiente cambiare e vedere se cambia il numero dei gusci. Questo sarà molto evidente quando non abbiamo l'improve fitting, quindi se noi non abbiamo l'improve fitting e lavoriamo appunto con il dettaglio mesh 10%, 90% potrebbero esserci delle differenze. Tutti questi parametri sono sufficienti, diciamo, nel loro cambiamento. Vedete, a 90 è andato a 5, a 10% invece era a 4, quindi è sufficiente provarli, fare generate perché poi è abbastanza veloce. Come vedete, più i parametri sono alti per quanto riguarda il size e meno gusci abbiamo, più sono bassi e più gusci abbiamo. Il contrario per quanto riguarda il dettaglio della mesh, che chiaramente 100% vuol dire che la considera al massimo nella sua totalità. Ok, a questo punto noi possiamo provare a generare un'animazione con la parte che è stata anche ottimizzata, quindi in questo caso io prendo Start Simulation e creo la simulazione e vedo che cosa succede. Se i gusci non compenetrano, nel senso che i cotton fioc non compenetrano all'interno della scatola e l'animazione va a buon fine, significa che i 6 gusci che sono stati generati sono sufficienti, quindi possiamo tenere questi 6 gusci all'interno appunto della nostra animazione. La rifacciamo un po' di volte per controllare se tutto va bene. Lancio la mia animazione, faccio un play, però se osservate ad un certo punto c'è un cotton fioc che esce. Facciamo così, faccio un play di animazione in questo modo, ecco qua, vedete? Qui abbiamo delle compenetrazioni. Qui ci sono delle cose che ancora noi non abbiamo visto, qui addirittura, guardate, sfonda l'oggetto e viene fuori. Lo vedremo tra poco, ma la soluzione è questa, Substeps Rigid Body, ad esempio. Substeps è la qualità del campionamento per quanto riguarda l'animazione, quindi la simulazione di Rigid Body, più sono alti e più l'animazione viene trattata in modo preciso, per essere abbastanza semplici nella spiegazione, quindi significa che in questo caso non ho quella che è la compenetrazione del cotton fioc che abbiamo visto precedentemente. Salverò questo file in questo modo con questa impostazione, quindi con il substeps impostato a 4 e non a 3, che è il parametro di default. Prima di continuare, vi mostro un file proveniente dalle altre versioni di 3ds Max, ad esempio questa Open. Qui, quando io seleziono
la scatola, posso osservare che abbiamo una suddivisione molto diversa. Eccola qua. Questa suddivisione è una suddivisione che è stata denominata composite, che è abbastanza simile a quello che è il concetto di concavo. Infatti lui lo traduce come concavo. Però nella versione precedente era stata appunto inserita questa versione con una serie di possibilità di suddivisione del dettaglio della mesh molto più importante. Infatti ci si ritrova di fronte a questa tipologia. Se vi state domandando come sono state generate questi file e perché hanno questo tipo di suddivisione, è perché stanno provenendo da un'altra release di 3ds Max, e vale a dire dalla release 2012.